la tua. E anche lì una discussione franca fatta con la regione, con gli assessori, con il presidente, ma non per difendere un campanile, non per arroccarsi su delle posizioni, ma con un progetto. Abbiamo presentato, ragionato, e alla fine la sede unica è a Chieti. E quindi in questi anni che invece non si è visto nulla, solo chiusure, 10 mesi di governo di centro-sinistra della regione ha portato solo del bene, nuove occasioni, nuove opportunità. E da adesso in avanti noi chiameremo il presidente, chiameremo la giunta regionale, il governo alle loro responsabilità, ma gli presenteremo i progetti per la città di Chieti, non l'elenco della spesa, presidente. Noi presenteremo progetti, presenteremo il progetto per completare l'anello filoviario, presenteremo e richiederemo la sistemazione, la riapertura del progetto Chieti per quanto riguarda il dissesto idrogeologico. Sicuramente la vicinanza per quanto riguarda la cultura. È possibile mettere in rete il teatro, i musei, la fondazione, l'università stessa? Sì, si può, si deve e si può fare. E non come cercano di copiarci, una fondazione del teatro, non serve a nulla. Noi dobbiamo fare una fondazione di comunità, dove mettiamo insieme tutti, mettiamo gli imprenditori che vogliono entrare e dare un contributo a questa città, la nostra bella città, che purtroppo ha visto in questi ultimi anni un degrado importante. Cittadini che sono andati via nei paesi vicinori, si sono trasferiti a Rosciano, a Pianella, a Manoppello. Questo significa che c'è un problema sicuro, ed è quello che non c'è la qualità sul nostro territorio, è in degrado, in abbandono. Solo in questi ultimi mesi, in questi ultimo mese, ci sono inaugurazioni di cose incomplete, asfalti, sfalci, ma ormai la gente sa bene come hanno governato e quindi non si farà più prendere in giro, perché dopo 23 anni quello che doveva fare, quello che poteva fare è sotto gli occhi di tutti. E per chiudere vi voglio ricordare che non è stato in grado neanche di approvare il rendiconto e quindi non rendere conto a noi cittadini, a voi cittadini, del loro governo. Sono riusciti a provarlo dopo la diffida del prefetto la settimana scorsa, ma ancora lo trasferiscono ai revisori dei conti. Chissà perché, lo trasferiranno dopo il 31, anche lì molto abilmente ci saranno delle magagne. Sicuramente noi troveremo una situazione economica non brillante, ma non ci spaventa, perché noi ci siamo candidati non per l'ordinario, noi ci siamo candidati per fare delle scelte, per governare la città, non per fare i contabili. Noi daremo delle risposte, metteremo in campo le idee, le risorse, la progettualità. E quando mi accusano, e lo voglio dire più volte, di essere vicino alla regione e al governo, io sono veramente molto contento, ma non lo devo essere solo io, lo deve essere tutta la città di Chieti, perché solo con una collaborazione tra comune, regione, governo e anche con le altre città vicino a noi, noi riusciremo a rimettere al centro la nostra città, riusciremo a rimettere al centro il lavoro, che è la piaga importante in questo momento. E lì noi dobbiamo essere dei facilitatori, dobbiamo stare vicino a chi vuole investire sul nostro territorio per dare risposte, ed è doveroso, importante. Senza perdita di tempo, rimetteremo al centro la casa, la vicinanza alla famiglia, e questo sarà il nostro obiettivo, al centro la famiglia, la possibilità di rimanere a Chieti perché ci sarà lavoro, la possibilità di rimanere a Chieti perché ci sarà un accesso alla casa facilitato, non certo come è stato in questi ultimi anni. Quindi vicinanza alla famiglia, ai giovani, a chi è in difficoltà, agli anziani, a chi vive in momenti di fragilità. Questo è quello che noi metteremo in campo, Presidente, questo è quello che metteremo in campo, amici. Io sono veramente contento di questo grande lavoro che avete fatto, che abbiamo fatto in questo mese di campagna elettorale, e ho visto in voi, come me, metterci il cuore, metterci quel senso che serve, quella voglia di lavorare per la nostra città, e sono convinto che questo ci porterà alla vittoria. Chieti cambierà e cambierà in meglio. Grazie.
Luigi, bravo davvero. Si tocca con mano l'emozione di questa bella piazza e anche la tua emozione. E l'emozione è la prova della serietà di una persona, del suo coinvolgimento, della sua sensibilità. Anch'io mi sento emozionato, perché so la responsabilità che abbiamo e so di quanta responsabilità ha bisogno questa città. Vedete, è davvero un procedere alla rovescia. Se ci sono livelli istituzionali che vogliono aiutare, avvicinare, dispiegarsi a favore di Chieti, oggi capisco che qui si dice che questo può essere un problema. La regione Abruzzo è troppo amica del candidato sindaco di Chieti, Luigi Febo. Ma come si fa a sostenere questo? Ma come si fa? Immaginiamo al contrario. Se avessero avuto ancora loro inutilmente ruoli e poteri, che avrebbero detto? Che non avevamo titolo per occuparci delle questioni. 11 mesi sono che abbiamo ruolo e responsabilità dalla regione, per la regione, a favore delle città e dei territori. Vogliamo parlare solo di Chieti? Bene, vediamo, facciamo l'elenco che noi abbiamo messo a fuoco in questi 11 mesi a favore, non per favore, ma a favore, sapendo il valore di questa città, la sua forza, il ruolo svolto anche nel passato, quando questa città ha trascinato negli anni lontani passati la regione e l'economia regionale. Abbiamo detto in tutte le sedi che l'Università di Chieti è un giacimento di valore e noi vogliamo che questo giacimento di valore liberi ulteriormente la sua potenza. Come? Intanto confermando un'alleanza di ferro tra l'università e la ASL, in maniera tale che da questa coppia arrivi una grande offerta di salute. E perché? Se l'Abruzzo dispone di un polo del cuore e di un polo della vista, questo chiama in causa Chieti e la capacità di collaborazione tra l'università, l'ospedale e il suo sistema clinicizzato. E noi lo abbiamo dimostrato, facendo in modo che la partita, la querelle sul cardiochirurgico si chiudesse con l'inaugurazione e con l'impegno ad aumentare investimenti a favore. Così come non ho difficoltà a dire che questa città sta dando lustro sul piano nazionale per quanto riguarda la funzione del polo della vista di Mastropasqua. 3 volte mi ha chiamato il governo del paese per dirmi che il polo della vista deve avere investimenti che noi garantiamo. Come? Intanto facendo sì che i 500 milioni di euro che la regione ha per la sanità, per potenziare la capacità di erogazione per la sanità, colpisca Chieti a favore con una porzione significativa, utilizzando il denaro dell'articolo 20 della legge finanziaria 67 dell'88, almeno per 100 milioni, e poi lo strumento del project financing, che a parte la parola inglese significa i costi di tenuta e di esercizio, si trasformano in cespiti per pagare investimenti anche dei privati. Di quale privati? Non di quelli che vengono incontrati di notte, di quelli validati da Cantone. Noi erediteremo tutta la documentazione sparsa in Abruzzo, quelli che hanno fatto offerte e proposte. Vaglieremo, indagheremo come sa fare l'amministrazione pubblica, confronteremo e troveremo il punto di equilibrio affinché tutto il tempo non venga sequestrato dalla tenuta del profitto finanziario dei privati. Ma un'alleanza va concepita per fare in modo che stabilmente questa vostra, nostra infrastruttura sanitaria si confermi eccellenza non solo regionale. Quante volte mi capita di dire a mamme con problemi riguardanti la reumatologia infantile: per fortuna che c'è Chieti con la dottoressa Luciana Breda e con quella eccellenza. Anche lì noi metteremo mano su questo fronte, facendo in modo che cessi la distrazione e organizzando vigore, puntualità e velocità, sapendo che molti sono quelli che non vogliono che le cose si facciano e che sono pronti a ostacolare quelli che hanno capacità e voglia di fare. E la mia storia è una storia di risultati,
di contrasti, di denunce subite, superate e di grande legittimazione che si è confermata. Così come voglio dirvi che noi vogliamo che Chieti si confermi esattamente come 25 anni fa, 30 anni fa, il polo della cultura della regione. Da sindaco emerito di Pescara, rieletto due volte, ma non solo con i voti, col sorriso di tutti, dico che il teatro Marruccino di Chieti è anche quello dell'area metropolitana. E lo dico qui e lo dico a Piazza Salotto. Voglio trovare un altro che ha questa forza e questa capacità e questa autonomia. Così come affermo che è straordinario il lavoro che ha fatto Legnini. Certo, Legnini, il senatore che ha eletto Chieti, questa cittadinanza con la sua provincia, l'uomo di governo prima alla presidenza del Consiglio dei Ministri e poi al Tesoro, al MEF, e adesso in questo ruolo rilevante che non ci consente di citarlo, ma di ringraziarlo sì. Bene ha fatto lui a determinare con coraggio l'iniziativa riguardante la soluzione della biblioteca De Meis. Da qualche parte saremmo stati condannati a morte, almeno nella memoria, se non avessimo trovato soluzione alla biblioteca De Meis, una biblioteca che ha dato lustro anche nei secoli passati alla potenza di questa città. E la regione che ha fatto 3 milioni di euro subito, senza stare a guardare, senza vedere il peso delle iniziative delle altre città, subito, e non perché noi sapevamo, vedevamo, volevamo, semplicemente perché ci sta a cuore che ogni città si rimetta in cammino a correre. L'altro giorno abbiamo deliberato che la proprietà dell'ex Enal, quella struttura simbolo, quella struttura faro, fatta in altra epoca, ma che rimane un faro all'ingresso della strada che conduce alla villa, in quel formidabile triangolo che vedrà a fondo, in fondo, la cittadella della cultura, a destra il seminario, di qua uno dei più importanti siti religiosi che noi abbiamo, e di lì l'ex Enal noi l'abbiamo assegnato al comune di Chieti in una chiave progettuale destinata alla formazione, pronti a darla per 99 anni e ancora a fare dell'altro anche sul piano della patrimonializzazione. Lo abbiamo fatto al COFA a Pescara, lo faremo per la Casa Rosa Maltoni a Giulianova, lo faremo per la struttura ex ospedaliera psichiatrica di Chieti, e naturalmente il primo risultato è quello di Chieti. Ma perché? Perché si combina la circolarità, la componibilità dei risultati. Così come oggi abbiamo deliberato circa 6 milioni di euro, al pari di quelli che rendiamo disponibili alle altre tre città capoluogo, per fare in modo che Chieti possa avere un'ulteriore spinta in avanti per la mobilità sostenibile e per la valorizzazione dei beni culturali. Questo che cos'è? È un giocare contro o a favore? E io non mi permetterò mai di dire che la regione è disponibile solo con l'uno e non con gli altri. Però, gli altri quello che dovevano fare lo hanno già dato a dimostrare, gli altri. 60 mesi, 1800 giorni, sono stati avuti dagli altri, sia agli altri della regione, sia agli altri degli altri troni. È giusto o no che in democrazia si crei un'opportunità anche rispetto a chi un'altra idea di città, di cammino, di sviluppo, di iniziative e di decisioni? Vedete, cari amici, il sistema depurativo e idrico ha trovato copertura finanziaria in questi 11 mesi per fare in modo che si risolva il tema anche della mancanza idrica. Legnini ci lavorò da par suo, io ho ripreso e ho ricominciato a lavorarci. 71 milioni di euro sono arrivati alla regione, una parte significativa a favore del sistema dei bisogni idrici di questa città e di questa provincia. Noi vogliamo per esempio che l'università venga ricucita alla città, ricucita, riavvicinata, perché questo spezzettamento, lo scalo, l'università e poi le contrade esterne e poi il centro storico, questo formidabile salotto che chiede di essere preso in braccio con una straordinaria quantità di iniziative, noi vogliamo che questa ricucitura la si faccia anche con l'alleanza, la vicinanza della regione. Io non ho mai avuto l'idea della grande Pescara, pur avendo fatto il sindaco rivotato due volte. Sta lì l'iniziativa
l'iniziativa della Grande Pescara, ma non perché ci sono le elezioni di Chieti e quindi voglio scavallare, perché non ci credo alla grandezza degli abitanti, non ci credo alla grandezza del suolo, credo alla grandezza delle funzioni. Ancona è più grande di Pescara e di Chieti, non perché ha più abitanti, perché ha più funzioni. Noi dobbiamo precisare le funzioni di questa città, riagganciare anche la potenza della stazione ferroviaria, e per questo porterò qui in ginocchio, è un modo di dire, in ginocchio il capo delle ferrovie affinché ricominci a scommettere sulla stazione ferroviaria. Si era perso anche il raccordo ferroviario alla zona industriale e l'abbiamo risolto noi, non contro qualcuno ma a favore dell'economia. È possibile prendere impegni in questa città o è reato, è oggetto di maledizione? Io voglio prendere impegni, affrontarli e risolverli, sapendo che non c'è nessuno che rilegga contro, sapendo che c'è un flusso a favore. Vedete, dove le città sono cresciute hanno potuto contare su questa filiera ordinata che sta lì nelle disponibilità di chiunque prende iniziative. Garantisco da questo pulpito, in questa piazza che è carica di memoria, perché Vico non è neutro, Vico è l'esaltazione della memoria, ciò che si dice ritorna e verrà ricordato. Bene, io vi dico qui che anche il tema del dissesto, per il quale si è distinto un parlamentare, oggi emerito, che è stato anche presidente di regione, non ho difficoltà a riconoscere. Giovanni Pace battagliò per risolvere un pezzo dei grandi problemi del dissesto idrogeologico di Chieti. Io mi voglio collegare a quella tradizione. 10 milioni di euro noi li assegniamo per fare in modo che mai più le altezze di questa città conoscano la debolezza del dissesto idrogeologico. Questo lo facciamo qui, lo facciamo a Villa Celiera, nell'Alto Vastese, lo facciamo a Civitella, lo facciamo a Mosciano Sant'Angelo, lo facciamo ad Atri. E perché dovrebbe essere un problema se lo facciamo anche qui e se lo vogliamo anche dire ad alta voce? In democrazia le campagne elettorali sono anche le occasioni per affinare chi conosce le questioni, chi ha il coraggio di assumere impegni e anche di mantenerli. Si dice che Febo non va bene, perché Febo è amico di Luciano D'Alfonso, è amico di Giovanni Legnini, è amico dei parlamentari del partito che c'è, di Camillo D'Alessandro, e dunque, poiché è amico, perderebbe l'autonomia. Febo è stato candidato a seguito di primarie libere e competitive. Febo ha il diritto, non Febbro, Febo. Febo ha il diritto di non avere sopra di sé nessun prepotente, perché lui si è imposto con l'energia della democrazia. E siccome noi vogliamo continuare a vincere, io voglio venire qui a rivincere tutti gli appuntamenti elettorali. Allora io garantisco che non ci sarà un millimetro in meno della sua autonomia. Lui dovrà essere capace di tiro alla fune, non deve avere attorno a sé un sinedrio che lo affanni, e io garantisco che la regione, la dimensione della provincia che è qui con questo galantuomo che è pupillo, la tradizione anche della buona amministrazione che il centro-sinistra ha rappresentato in Abruzzo e nei territori della provincia sta qui a testimoniare che ci sta a cuore. Caro Luigi, tre consigli ti do. Uno, sappi che fare il sindaco è l'attività più bella del mondo, però come mi disse un grande del sistema di governo nazionale delle città, come è stato Sergio Chiamparino, che non ha potuto essere qui, non disponendo lui di elicotteri e di occasioni di amicizia tipo quelli che purtroppo rovinosamente secondo alcuni sono a mia disposizione, non ha potuto essere presente per un ritardo dell'Alitalia. Chiamparino mi disse: è il mestiere più bello, come dici tu Luciano, ma anche il più faticoso. Sappi che sarà faticoso, però se tu superi quella fatica dei primi 12 mesi che poi diventano 24, si crea un legame, che la gente si siede sui tuoi occhi e tu capisci come la gente ti chiede, ti rappresenta, ti suggerisce, ti elabora, ti propone, ti progetta. Fallo con questo spirito, come hai fatto le primarie e la campagna elettorale. Terza sottolineatura. Vedete, si vince non se una classe dirigente prende più voti, si vince se si mette in cammino la città.
Noi dobbiamo mettere in cammino tutta la comunità, fare in modo che tutti si sentano protagonisti alla guida del veliero, e noi questo dobbiamo riuscire a fare attraverso le prime risposte, il fronteggiare delle prime emergenze. Qual è il punto di forza di questa città? Qual è? Il fatto che è un formidabile concentrato di differenze. C'è questa parte salotto che chiama in causa la dimensione della cultura, la domanda, l'intelligenza, l'entrare nel merito dei temi, il creare quasi una civiltà della città. Sapere che questa è la città di Valignani, sapere che questa è la città che ha consentito a un uomo come Silvio Spaventa di fare la rivoluzione che ha fatto in Italia e nel Risorgimento, evoca ruolo, responsabilità ed evoca anche una grandezza di profilo, una grandezza di iniziativa. È per questo che mi piace stare al tuo fianco, ad aiutarti, secondo la tradizione migliore del secolo passato, quando la Regione aiutava. Voi avete parcheggi, infrastrutturazione, spazi culturali, in ragione di una stagione di grande lealtà degli altri livelli superiori rispetto alla città. Io voglio ripristinare questo. Quando c'erano i grandi partiti nazionali nel Novecento, Chieti era la regina, ma non perché qui si facevano i congressi di partito, perché gli altri livelli istituzionali si alleavano, aiutavano, si avvicinavano, sentivano dentro di sé le questioni da affrontare. Io mi candido per rieditare, per rigenerare quel supporto a favore di Chieti. E perché ho l'autonomia di dire questo? Perché io a Pescara, dovunque, ho sempre vinto contro chi mi voleva mettere il cappello, non ce n'è uno, e quando dico una cosa non c'è uno che mi può ostacolare. È la storia di affermazioni contro quelli che volevano essere i miei avversari che mi rende libero ad assumere impegni e mantenerli. E su questa città si gioca tutta la partita riguardante il rettangolo, quello che produce più reddito in Abruzzo, che comincia da qui e finisce al mare. Allora buon lavoro, amici di Chieti. Buon lavoro, buon lavoro a ciascuno di voi. Da oggi a domenica attivate il telefono, spendetevi, dialogate, cercate, spiegate, ragionate, sottolineate, fate capire che lui non è un improvvisato, non è un improvvisatore, non è uno che per caso si è candidato, non è uno che è stato lì quasi donato da qualcuno che ha altri disegni, è venuto dalla battaglia. Nel Medioevo i capi chi erano? Quelli che usavano la spada, che si scontravano fisicamente. In democrazia i capi chi sono? Quelli che vincono le selezioni. Lui non si è messo d'accordo con alcuni per farli ritirare, per fare in modo che lui prevalesse e altri se ne andassero. Lui ha accettato la sfida, questo è il punto di partenza che vale. Per questo vi dico, spendete tempo, parlate con i genitori dei figli, amici dei vostri figli, parlate con i vostri colleghi di lavoro. Quando io ho vinto a Pescara nessuno ci credeva, molti mi dicevano ma la partita è già chiusa. Io dissi guardate che le elezioni ogni volta ci raccontano che si comincia da capo. Voi dovete sapere che è possibile tutto, compreso vincere al primo turno. Io per il primo turno sono venuto qui. Buona serata.